strategico europeo prevede come obiettivo quello di destinare entro il 2050 il 40% di terreni agricoli al bio, nelle Marche si può dire che si stia già correndo, poiché oltre il 25% di superfici coltivate riguardano proprio il biologico, un settore in crescita in cui la rivoluzione è già in atto, ma dove resta ancora tanto da fare per la sua promozione, concetti illustrati e ribaditi tra gli altri sabato scorso 27 novembre all'Agriturismo il Paradiso in Collina, nell'occasione della 25esima edizione della Giornata del Biologico 2021, promossa dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino, e dalla Camera di Commercio delle Marche. Noi da 25 anni che cerchiamo di fare una giornata dedicata al metodo di produzione biologica per valorizzare non solo il prodotto biologico, ma anche il ruolo che svolge il metodo biologico per l'ambiente e soprattutto cercare di convincere i consumatori che cibarsi di biologico è più salutare. Viviamo in una provincia che è stata la culla del biologico, possiamo dire nazionale, abbiamo tante imprese agricole che credono fortemente in questo metodo, lo credono sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale. La biodiversità che c'è nella nostra provincia si trova in poche altre province, questo lo dobbiamo anche grazie agli agricoltori biologici, credo che loro svolgono un ruolo fondamentale per l'ambiente. Occorre che le politiche, sia le politiche economiche che le politiche di tutela del territorio, vengano in qualche modo a favorire una diffusa presenza degli agricoltori biologici in tutte le aree della nostra provincia, sicuramente quelle pianeggianti, ma fondamentale sono quelle montane. Abbiamo una necessità. Abbiamo un'emergenza che è l'emergenza Appennino, noi dobbiamo fare in modo che le politiche verso il biologico e verso l'agricoltura per quelle aree siano politiche di forte incentivazione per poter rimanere a tutela di quel territorio. Siccome oramai questo tipo di iniziative sul biologico non sono solo ed esclusivamente della provincia di Pesaro ma sono diventate patrimonio della CIA regionale, la prossima sarà il 18 dicembre in Ancona, l'altra entro l'anno ad Ascoli Piceno. E il nostro compito è sì di parlare dei problemi, ma soprattutto è di divulgare il consumo del biologico come elemento di nutrizione migliore del resto e nello stesso tempo un elemento salutistico per permettere ai nostri agricoltori che coltivare biologico vuol dire spendere di più, costa di più e sapere che il biologico non è tutto uguale. Il biologico marchigiano o il biologico pesarese è un biologico, il biologico che troviamo negli scaffali spesso e volentieri proviene da altri tipi di territori non nazionali ma soprattutto internazionali e quindi prendiamo il marchio biologico ma di fatto non sappiamo cosa acquistiamo. La pandemia ha portato a un aumento della richiesta di prodotto biologico, quindi è un dato che ormai sono più di 10 anni che ha sempre un trend positivo, quindi bene investirci, bene lavorarci e bene sensibilizzare come sta facendo CIA in questi 25 anni. Abbiamo visto che in questo periodo di pandemia la gente si è sensibilizzata molto sul biologico e sui prodotti anche locali, territoriali, quindi per noi è molto positivo. CIA ormai, come dicevamo prima anche durante il convegno, sono 25 anni che promuove questa attività cercando di dare una soluzione anche a quelle zone interne che magari soffrono un pochino di più la redditività. Con il biologico qualcuno è riuscito a rialzare un pochino la schiena, le spalle e rimettere in gioco la propria azienda. Partirei dicendo che l'agricoltura tradizionale italiana è la più sostenibile nel mondo. Questo è come dire, l'incipit. E il nostro biologico, il nostro settore biologico è davvero il fiore all'occhiello per quanto riguarda salubrità del prodotto, sostenibilità ambientale. E queste giornate servono per, come dire, promuovere il lavoro che noi facciamo, promuovere i nostri prodotti e informare la società su quanto è importante continuare a stare sul territorio.
Il biologico in tempo di pandemia ha avuto una storia a parte. Fortunatamente gli italiani, stando a casa, hanno riscoperto la bellezza di cucinare e di cucinare con gli ingredienti base sani, salubri e pieni di vita. Oltretutto la pandemia ci ha insegnato che un ambiente poco sano favorisce diciamo, l'incremento della pandemia e quindi, come dire, il biologico è la strada più breve. In realtà non è così, ma diciamo che per la società è la strada più breve per arrivare ad essere sani e stare bene. Entro il 2050 dovremmo avere il 40% del territorio in biologico. Noi rispetto a tutti gli altri territori siamo molto avanzati, perché già nelle Marche abbiamo superato abbondantemente il 25% del territorio. E il problema nasce nel momento in cui noi dobbiamo mettere a terra le strategie New Deal e Biodiversity. Per la serie, noi siamo gli agricoltori e siamo le prime persone che dobbiamo metterla a terra, che dobbiamo realizzare queste strategie. Il problema è che il mercato deve capire quanto è importante valorizzare il nostro lavoro. Vorrei semplicemente fare un appunto. L'agricoltura tradizionale italiana nel mondo è la più salubre e il biologico è in maniera assoluta il nostro fiore all'occhiello. Cosa resta ancora da fare? Quali sono gli obiettivi futuri? Incrementare la responsabilità del consumatore, incrementare la conoscenza del consumatore e dare gambe alla voglia di restare sul territorio dell'agricoltore, che passa solo e esclusivamente attraverso il reddito. In un paese di fenomeni noi dobbiamo ricondurre tutti ad un ordine, non al caos, perché se ognuno tratta direttamente e ha la soluzione per tutto, facciamo come col Covid, che siamo diventati tutti virologi in questo paese. Ci si affida la scienza per le malattie, ci si affida le associazioni per le decisioni di politica agricola. Ed è fondamentale anche che la politica tratti con i corpi intermedi per fare la sintesi. Per cui per me, ad esempio, il fatto che ci sia il presidente della Camera di Commercio che viene da Ofida stamattina, che ha fatto tutta la strada per stare qui a Pesaro con noi, è fondamentale, perché crea un rapporto su cui magari a volte si litiga, però si trova sempre una sintesi e si fa il bene delle Marche, no? Trovando la sintesi. La Regione ha una strategia molto chiara sulla promozione del biologico. A noi non compete fare la produzione, ma compete fare la promozione. Noi dobbiamo riuscire a fare in modo che i produttori agricoli che fanno un'agricoltura sostenibile siano riconosciuti, ci sia un'operazione di branding sulle Marche e, come per altre regioni, quando si definisce la parola Marche ci sia la percezione di una cosa di qualità. Quindi per fare questo siamo stati i primi in Italia a creare un distretto del biologico con tutti i produttori dentro, piccoli e grandi, facendo in modo che ci sia un soggetto che possa andare all'estero a promuovere l'organic food, cioè tutto quello che per noi è il cibo di grande qualità. E creare un'immagine bio delle Marche significa parlare di una regione ad alta sostenibilità, ad alta qualità della vita e con anche gli effetti positivi per un turismo, perché ovviamente ne trae il consumatore, che diventa anche un turista e un cliente, un'idea delle Marche che è di grande qualità. Questo è il concetto. Questo serve non solo per promuovere la regione e l'identità forte della regione, che oggi purtroppo ancora non c'è, ma serve soprattutto ai produttori agricoli per dare valore aggiunto ai loro prodotti, perché quando proporranno il loro prodotto fatto nelle Marche valga di più. I nostri prodotti sono destinati ai mercati ad alto valore aggiunto, cioè quei mercati dove il cibo di lusso può essere anche un moltiplicatore economico altissimo, per cui l'olio organico, l'olio che viene percepito come bene di lusso perché è fatto con dei criteri ad alta sostenibilità, può essere pagato anche fino a 100 volte il valore che c'è sul mercato italiano. Noi dobbiamo rivolgerci a mercati importanti dove c'è una alta percezione del cibo di lusso. E noi stiamo facendo un'operazione che tiene insieme la promozione della produzione agricola con un cambio storico della produzione agricola in versione accoglienza. Cioè, vorremmo trasformare il sistema, per esempio, enologico della produzione del vino in luoghi dove si fa attrazione, dove si fa somministrazione dei vini e si possa creare dei percorsi del vino legati ai nostri straordinari
vitigni, alle certificazioni che abbiamo. Questo è un patrimonio che, se noi lo vediamo solo come fatto di produzione agricola, dobbiamo aiutarla a vendere, possiamo aiutarla a vendere. Se noi la vediamo anche come fatto di accoglienza, come luoghi di promozione, come tappe dei percorsi enologici e di cammini del vino, questo diventa un alto valore aggiunto anche per tutto il contesto, con dei benefici indiretti per tutti gli altri settori. Un settore che dovremo tutelare, insieme alla Regione condividiamo la scelta di cercare di dare un'immagine più forte per i nostri agricoltori di questo settore, cercando di realizzare questo distretto bioregionale. Certo, dovremo tutelare anche gli altri piccoli distretti che ci sono nelle Marche. Andrebbe bene magari fare un evento con Regione, Camere di Commercio, Associazione del Mondo dell'Agricoltura, la CIA, per far dialogare tutti i piccoli distretti del biologico che noi abbiamo e poi convogliarli in questo distretto regionale che si è messo in campo. È importante perché, proprio parlando del prossimo anno, noi abbiamo l'Expo Dubai. Le Marche è una piccola regione italiana, magari che tanti non conoscono, e allora su questo evento noi ci potremo presentare come l'unico distretto grande di queste dimensioni a livello europeo, e possiamo mettere in campo per i nostri operatori quei fondi che possono servire tramite la Comunità Europea, la Regione, quello che possiamo fare come Camera di Commercio, proprio per valorizzare al meglio anche la reddituralità dell'imprenditore dell'agricoltura che lavora su questo settore, un settore che purtroppo soffre anche da questa differenza climatica che stiamo avendo in questo periodo, e sul clima ci saranno delle difficoltà ancora più grandi per i nostri produttori. Dovremmo essere bravi come Camere di Commercio, anche nel ruolo che ho a Roma come Vicepresidente Nazionale Union Camere, stiamo ragionando, abbiamo portato sul tavolo la possibilità che con il Ministero possano utilizzare l'Union Camere dei fondi proprio per il settore dell'agricoltura, su questo anche del bio. Se riusciremo veramente ad avere questa assist da parte del Ministero, potremo mettere ulteriori fondi a disposizione oltre a quelli che mette il nostro Assessore all'Agricoltura e Vicepresidente Mirko Carloni. Potremo sostenere anche noi delle nuove attività, non in contrapposizione ma complementari alle direttive del BSR e della Regione Marche su questa valorizzazione. Dovremo puntarci sicuramente anche per valorizzare il nostro brand Marche. Ecco, partiamo da qui, perciò turismo, bio, agricoltura, Marche. Ecco, dovremmo sempre più enfatizzare la parola Marche per valorizzare i prodotti. Cioè, quando si entra in un supermercato, ci sono vari tipi di pasta biologica, cioè io mi rendo conto che non tutti hanno le conoscenze per capire. In un momento come questo, no, si parla un po' nella bocca di tutti, no, questo sviluppo sostenibile, quindi dico io, bisogna intenderlo in tutte e tre le dimensioni, no? Va bene la sostenibilità ambientale e sociale, ma poi tutto si deve coniugare con una sostenibilità economica, quindi perché altrimenti, ecco, bisogna dare anche questo giusto reddito agli agricoltori. Certo, e questo è consolidato, che i prodotti biologici hanno un valore nutrizionale superiore, questo è risaputo, io le prove anche in casa con mia figlia, quindi ecco, quindi anche sui bambini è veramente importante portare avanti questa logica, e non solo, quindi riconoscere che fa bene alla salute, fa bene all'ambiente, e il consumatore bisogna che impari anche a deve essere anche disposto, diciamo, a pagare un certo prezzo per avere una qualità di prodotto più elevata. Però bisogna che lavoriamo molto sulla qualità, ecco, dobbiamo continuare. Ecco, questo mi faccio appello alla Regione Marche, che da sempre, no, ha investito, ha creduto in un'agricoltura sostenibile per i modelli di agricoltura biologica, perché ecco, ma i modelli non è solamente uno, andiamo dalla sostituzione degli input al metodo biologico più, diciamo, estremo, no, che è l'agroecologia. Ecco, se ne sente un po' poco parlare, ma abbiamo anche questo modello, e il consumo e la richiesta, la domanda dei prodotti
prodotti biologici ovviamente è in aumento, lo sappiamo tutti, ecco, però dobbiamo alzare questo livello di qualità come regione perché non possiamo perdere questa, diciamo, partita ecco, desideriamo che anche i giovani imprenditori si avvicinano sempre più al biologico, quindi aumentare l'offerta e sicuramente dobbiamo lavorare sul prezzo, ecco, garantire il giusto reddito agli agricoltori, perché altrimenti a una domanda in crescita di biologico risponderanno sempre più quelle aziende diciamo bio, ma che, ecco, perché bisogna fare anche qui una distinzione tra quello che è biologico, industriale e artigianale, ecco, quindi bisogna garantire il giusto reddito delle nostre produzioni di qualità.